ragazzi, come state? Come va la vostra quarantena? Oggi sono qua per farvi passare un po' di tempo, questa volta con un allenamento che si può fare benissimo in casa, in cui vi serviranno delle calze, molte calze che ho fatto su, in modo tale da formare una specie di pallina. Qui ho dato un cesto che avevo in casa, che sarà il mio canestro, e dello scotch messo per terra, sempre più lontano dal canestro, formerà delle tacche che saranno i nostri livelli di difficoltà. Quindi l'allenamento di oggi sarà basato ovviamente sul lanciare e lo faremo anche un po' sull'afferrare, che nel mini basket serve quando passate la palla, quelle poche volte che passate la palla, e nel tirare a canestro che è molto più divertente. Allora, partiamo dal livello 1, ovviamente il livello più facile. Per poter tirare a canestro mi metto davanti alla prima tacca. Devo lanciare la mia pallina per 5 volte e riprenderla. Ovviamente il livello 1 è il più facile, mi metto qui, lancio, la riprendo, continuo a farlo. Quando l'ho fatto 5 volte, mi metto qui e tiro. Canestro. Se e solo se avete fatto canestro, potete passare al livello 2. Se sbagliate il canestro, dovete fare il livello 1. Il livello 2 è in questo modo qua, con una mano sola. 5 volte lancio e riprendo la pallina con la mano destra, poi lo faccio 5 volte con la mano sinistra. 4, 5, mi giro e tiro. Se segno posso passare al livello 3. Livello 3. Adesso dobbiamo lanciare la pallina 5 volte sempre con la mano destra, 5 volte con la mano sinistra e mentre la pallina è in volo battere le mani davanti e dietro. Faccio un esempio, lancio e la riprendo 5 volte con la mano destra, lancio con la mano sinistra, batto e riprendo. Fatto 5 volte, 5 volte, piedi sulla tacca numero 3, tiro. Se faccio canestro, anche se ribalto il cesto, vale lo stesso e passo al livello 4. Livello 4, sempre più difficile. Adesso sempre 5 volte con la mano destra, 5 volte con la mano sinistra, lancio, faccio un giro su me stesso e la riprendo al volo. Quindi lancio, mi giro e la prendo. Poi con la mano sinistra cambio lo giro, quindi lancio, mi giro e la prendo. Fatto 5 volte e 5 volte, occhio a non cadere e andare addosso ai mobili, mi metto piedi sulla tacca, tiro. Diciamo che vale perché il mio cestino è molto leggero, se avete una pallina normale o un cestino più pesante va benissimo. Livello 5, adesso ovviamente è il penultimo livello, sarà molto difficile, dobbiamo lanciare la pallina facendola passare dietro la schiena. Quindi da qui, mano destra, la faccio passare e la prendo al volo. 5 volte con la mano destra, lancio e la prendo al volo. 5 volte con la mano sinistra. Se volete aumentare un po' il livello, potete anche battere le mani prima di prendere la pallina. Quindi questo, lancio, lancio. Fatto 5-5, tacca numero 5. Sto sempre più lontano, quindi il cestino secondo me andrà ovunque. Tiro, di tabella, canestro. Ultimo livello, livello 6, più difficile. Adesso sempre 5 lanci con la mano destra, 5 con la mano sinistra. Dobbiamo far passare la palla sotto le gambe, quindi questo. Lancio, riprendo, lancio e riprendo. Se riuscite per renderlo più difficile, battete le mani. Quindi lancio, batto le mani, la prendo. Lancio, batto le mani, la prendo. Piedi sulla tacca, bombetta. Tre pezzi. Livello bonus. Ognuno di voi può fare il lancio e la presa che più preferisce, poi mandatecele così vedremo la più fantasiosa. La mia è questa. Prendo. Bombettissima. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo allenamento, spero di vedere dei vostri video di quello che ho appena fatto. Vi auguro buona giornata e sempre Forza Sangio.